Ciao ragazze, oggi parliamo dei prodotti terminati per quanto riguarda viso, cura del viso e make-up. Ho qui il mio cestino con tutti i prodotti terminati. Vi ho già caricato il video per quanto riguarda i terminati corpo e capelli e ve lo lascio qui da qualche parte. Oggi invece ci dedichiamo al viso in toto, cura del viso, quindi skincare e prodotti make-up. E come vi ho detto anche in quel video, sono i prodotti terminati degli ultimi 2 mesi abbondanti, settembre, ottobre e metà novembre, ma bando alle ciance, partiamo subito. Allora, partiamo subito con le salviettine struccanti. Ho terminato innanzitutto, purtroppo, queste che sono tra le mie salviettine struccanti preferite in assoluto, queste di Wycon. Sono struccanti bifasiche perché rimuovono anche il trucco waterproof. Io non vi so dire perché il trucco waterproof non lo utilizzo, però su di me rimuovono tutto. Viso, occhi e labbra per tutti i tipi di pelle, sono 72 pezzi e le pago circa 3,90, 4,90, spesso sono anche in promo. Sono fantastiche, super imbevute e super efficaci e sono anche super delicate perché non bruciano e non creano alcun tipo di problema. Rimuovono tutto dal viso, dagli occhi e dalle labbra e senza fatica. Ve le straconsiglio e sicuramente le riacquisto. Ho terminato poi anche queste salviettine struccanti di Sien. Questa era un'edizione limitata, la Tropical Summer, eccole qui. Queste erano 25 pezzi, pagate 99 centesimi al Dark Berries. Devo dire che non mi sono piaciute perché non erano assolutamente imbevute. Passare o non passare questa salviettina struccante, stessa identica cosa, per nulla efficaci, per nulla imbevute e la profumazione sinceramente l'ho trovata nauseante, quindi per me anche no e non ve le consiglio, così come non vi consiglio queste qui di Fria. Queste sono le Fria Utility, 25 salviette struccanti delicate per viso, occhi e labbra, effetto idratante con bisabolol, estratto di vite rossa di qua di là, anche queste pagate 1 euro o poco meno in offerta, talmente tanto delicate che non struccano una beata mazza, come quelle che vi ho mostrato prima, per nulla imbevute, per nulla efficaci, anche no. Poi altre salviettine struccanti sono queste qui di Ecos, anche queste sono un grandissimo no, sono salviette struccanti all'uva bianca, dalle proprietà antiossidanti e tonificanti, 20 pezzi, pagate 1,50 euro, le trovate da Pigottà, ma stesso identico discorso, non sono imbevute, non struccano, sì, quantomeno sono delicate queste in particolar modo, sono anche certificate ICEA, quindi ottimo INCI, però ragazze, se non sono efficaci, chi se ne frega dell'INCI, io voglio dei prodotti efficaci e delicati al tempo stesso, tutte queste che vi ho mostrato potranno pure essere delicate, però non sono per nulla efficaci, non rimuovono nulla, ecco, tutta la vita queste di Wycon, anche se non hanno buon INCI. Poi vado avanti con che cosa? Parliamo di maschere, maschere per il viso, vediamo se ci sono altre salviettine struccanti, mi sembra di no, bene, passiamo alle maschere per il viso. Una quintalata. Allora, partiamo dalle mie preferite. Tra le mie preferite c'è questa qui di Tony Moly all'ananas. Fantastica, super effetto illuminante, idratante. Queste le avevo comprate su eBay, due di queste per circa 3,50 euro. Sicuramente le riacquisto perché, vi ripeto, avevano un effetto illuminante e idratante pazzesco, oltre alla profumazione che non vi sto a dire. Poi, tra le mie preferite, c'è sicuramente anche questa di Garnier della linea Skin Active. Questa è la maschera ad effetto detossificante e mattificante con tè nero e acido ialuronico per pelli grasse e normali con imperfezioni da tenere in posa 15 minuti. In offerta le pago meno di 2 euro e sono fantastiche. Anche queste, così come queste di Tony Moly, sono super pregne, super imbevute di prodotto, hanno un effetto idratante e compattante. Sicuramente questa ha un effetto purificante e mattificante perché una volta rimossa io sentivo la pelle del viso molto più asciutta e sicuramente più purificata, pulita a fondo, da riacquistare assolutamente insieme alle sue sorelline, tutte fantastiche. Poi un'altra maschera che mi è piaciuta tantissimo è questa qui di Geomar. Io ho provato sia questa versione anti-age con il pack rosa, sia la versione idratante con il pack celeste. Con entrambe mi sono trovata benissimo. Questa all'interno contiene collagene ed estratto di peonia. Queste le pago in offerta meno di 2 euro, intorno all'1,50 all'1,70 euro. Anche queste sono ben imbevute di prodotto, ben idratanti, compattanti e nutrienti. Io sicuramente ve le straconsiglio.
consiglio. Poi, altra maschera assolutamente promossa è questa qui di Malie. Di queste ne ho provate tantissime, in diverse varianti, profumazioni, ingredienti, eccetera, eccetera. Questa in particolar modo era il siero di vipera. Queste ve le straconsiglio, soprattutto quando trovate dei set convenienti su eBay oppure su Amazon, come ho fatto io. Assolutamente top, consigliata. Mentre tra le maschere che non mi sono piaciute, vi cito questa qui di Primark. Sì, l'ho pagata soltanto 1 euro, quindi non è che ho buttato via chissà quanto, volevo provarla, però ragazze non ci siamo, a parte che è ancora tutta appiccicosa. Questa è la vitamina A, però non ho notato alcun beneficio dall'utilizzo di questa maschera, quindi per me anche no. Per 1,50€ ci sono quelle di Geomar, ad esempio, che mi soddisfano molto di più. Questa secondo me lascia il tempo che trova e mi sta anche insozzando, curiamoci un attimino. Mentre per quanto riguarda le maschere in crema, e mi sa che abbiamo anche terminato con le maschere, sì, io ho terminato questa di Domus Olea Toscana. Questa è della linea Sebolift, la maschera purificante e riparatrice che fa di tutto, ragazze, perché è assorbente, sebo normalizzante, rigenerante, lenitiva, idratante, fa il caffè, ammazza caffè, scherzo, antiossidante, levigante con antibatterico, è certificata ICEA, 20 ml per 6,90€, qui dice 2 applicazioni, io l'ho utilizzata per 3 applicazioni, soprattutto se la utilizzate localizzata vi dura molto di più, io sicuramente la riacquisto. Questa è un tocca sana per chi come me ha la pelle misto grassa impura, soprattutto nell'ultimo periodo in cui ho diverse imperfezioni, soprattutto nell'azzonamento. Questa è un portento perché ha realmente un effetto mattificante, sebo normalizzante, purificante, asciuga tantissimo le imperfezioni e ha anche un effetto schiarente. Per me è l'amore. Sì, non costa poco, però alla fine con 7 euro fate ben 3 applicazioni. Appena posso la riacquisto volentieri. Poi andiamo veloci, ho terminato questo colluttorio di Equilibra della linea all'aloe triplazione con il 30% di aloe vera, 500 ml, pagato meno di 3 euro, al 93% di ingredienti di origine naturale, delicato gusto menta con xilitolo, mi piace tantissimo, è uno dei miei colluttori preferiti in assoluto, lava molto bene il cavorale e lascia l'alito bello fresco, consigliatissimo. Poi vado velocissima con questi dischetti struccanti della The Makeup della linea Expert, 99 centesimi in offerta da acqua e sapone, mi piacciono tantissimo perché sono cuciti e non si sfaldano, morbidi, soffici, compatti, top, ve li straconsiglio. Poi ho terminato diversi prodotti per quanto riguarda l'idratazione, ma prima sì, vi mostro questo tonico astringente di Anthos, questo è per pelli grassi e impure con salvia, rosmarino, amamelis, dermopurificante e astringente, 125 ml per meno di 5 euro. Io mi trovo benissimo con i prodotti per il viso di Anthos, soprattutto con questo tonico astringente che, se non sbaglio, ho riacquistato per 3-4 volte. È molto molto buono, realmente indicato per le pelli grasse ed impure, ha realmente un effetto astringente e dermopurificante. Io ve lo straconsiglio e sicuramente in futuro lo riacquisto. Adesso passiamo realmente ai prodotti idratanti. Vi mostro innanzitutto questa combo, anche qui Domus Olea Toscana. Vi mostro sempre della linea Sebolift il detergente, anzi la crema sapone e la crema per il viso da notte, il trattamento rinnovatore notte. Crema sapone, seconda confezione che termino, amore folle per questo prodotto, è un detergente extra delicato, perfetto per la pelle misto grassa e impura con imperfezioni, è purificante, esfoliante, astringente, sebo riequilibrante, idratante, lenitivo, antiossidante con antibatterico, 150 ml, 16 euro, ma vale assolutamente la pena, appena ho qualche soldino da parte lo riacquisto. Una mano santa per la mia pelle. Altrettanto mano santa anche il trattamento rinnovatore notte, anche questo è sfoliante, sebo riequilibrante, astringente, levigante, eccetera eccetera, 50 ml, costa circa 30-34 euro, però ragazze questi prodotti mi hanno realmente cambiato la pelle del viso, anche questo sicuramente appena ho l'opportunità lo riacquisto. Adesso sto terminando la crema giorno che tra l'altro ho qui di fianco,
Una volta terminata anche questa, magari per il periodo natalizio, ecco, mi farò questo regalo perché sono prodotti che realmente cambiano la pelle, soprattutto se come me avete una pelle problematica che spesso sfocia in sfoghi, brufoli di vario tipo. E io ho assolutamente bisogno di questi prodotti perché so quanto sono efficaci. E si tratta di un rinnovatore notte, quindi di una crema che io andavo ad applicare in generosa quantità sul viso prima di andare a dormire e lasciavo agire tutta la notte. Il giorno dopo la pelle era rigenerata, pelle nuova, sicuramente molto più sana. Prodotti top, niente da dire. Poi vado avanti con questo prodotto, quale vi mostro prima? Questo prodotto di Dr. Taffy, il famosissimo acido ialuronico puro. Questo ha triplice azione, anti-age, sono esattamente 20 ml di prodotto e costa, non mi ricordo, penso intorno ai 15 euro. Io mi sono trovata benissimo con questo prodotto, l'ho utilizzato su tutto il viso a mo' di siero, anche per il contorno occhi, ha realmente un effetto anti-age. Per anti-age, vista la mia età, perché comunque ho 27 anni, parlo di effetto compattante, levigante e super idratante, riempitivo. È sicuramente un prodotto che io riacquisterò in seguito, però ragazzi adesso voglio smaltire il più possibile, soprattutto tutti i prodotti aperti. Questo tra l'altro ha ottimo inci. E poi ho terminato anche questo siero per il viso della Natura Verde Bio, il siero viso rigenerante intensivo, contiene acido ialuronico, aloe vera e anche il 10% di bava di lumaca. Questo ha 7 benefici perché la bava di lumaca, lo sappiamo, ha effetto elasticizzante, idratante, antiossidante, lenitiva, protettiva, rigenerante, illuminante, certificato ICEA, 60 ml per circa 10 euro. Anche con questo prodotto mi sono trovata molto molto bene. È un prodotto molto molto liquido, essendo un siero, quindi si può applicare mattina e sera indistintamente. Io di solito lo utilizzavo la sera. Anche questo ha un effetto compattante, riempitivo, idratante sulla pelle del viso e devo dire che ha anche un leggero, non tantissimo, però anche un leggero effetto schiarente per quanto riguarda le macchie. È un prodotto che anche qui terrò a mente per i futuri acquisti. Adesso smaltire, smaltire come se non ci fosse un domani. Poi mi sono dimenticata di mostrarvi un altro tonico, questo è di Lush, il Tea Tree Water, ovvero l'acqua di luna, se non mi sbaglio, 100 grammi per circa 6,90 euro, anche qui terza o quarta confezione che utilizzo. È un tonico dall'effetto dermopurificante, sebo normalizzante e astringente, mi piace tantissimo e anche questo lo riacquisto all'infinito. Questo sicuramente ha un costo abbastanza elevato per soli 100 grammi di prodotto, però è un prodotto cocco che ogni tanto mi concedo. Poi, sempre per quanto riguarda Lush, terminata anche l'ennesima confezione di mascherita piperita per viso e corpo. Questa è una maschera verde invincibile per combattere i brufoli e riportare la pace sulla pelle, la versione da 125 grammi e costa intorno ai 10 euro. È una delle mie maschere purificanti preferite per quanto riguarda la pelle del viso, è realmente purificante, va realmente ad asciugare il viso, ha realmente un effetto astringente, va a seccare le impurità, come lei nessuno mai, e tra l'altro ha anche un ottimo effetto rinfrescante, quindi perfetta anche per il periodo estivo, contenendo la menta all'interno. Sicuramente la riacquisto, adesso no, perché ripeto, ho tantissimi altri prodotti da finire, però questa è realmente una delle mie maschere per il viso preferite, molto molto efficace, bella strong. Poi passiamo al make up. Ho terminato mascara come se piovesse, due confezioni di ciglia finte farfalla di L'Oreal. Questo costa un botto a prezzo pieno, 16,90, però in promo da quel sapone ogni tanto lo trovate a 8,90. È uno dei miei mascara preferiti perché mi dà l'effetto ciglia finte, l'effetto che io prediligo. Sicuramente in offerta lo riacquisto. Poi ho terminato tre mascara Essence. Questo qui è uno dei miei mascara preferiti del momento, il Lashes of the Day Super Volume Mascara. Tra l'altro lo sto utilizzando anche in questo preciso istante, me lo vedete indosso, e questo costa meno di 4 euro e anche questo mi dà un effetto ciglia finte. Tanta lunghezza, tanto volume, nero bello intenso e dura tutta la giornata. Effetto wow per quanto mi riguarda. Non posso dire altrettanto invece di questi due mascara, sempre di Essence, il Maximum Definition Volume Mascara
e il Get Big Lashes Volume Boost. Anche questi costano meno di 4 euro, però su di me non hanno avuto un effetto chissà quanto entusiasmante. Tutta la vita quello che vi ho mostrato prima, questi per me sono dei bocciati. Poi ho terminato il mio classico gel trasparente per andare a fissare e pettinare le sopracciglia, questo è di Wycon, l'Eyebrow Fix and Define, 3,90 in offerta, mi piace tantissimo e continuo a riacquistarlo. Ho terminato anche due prodotti di P2, infatti ho terminato questo fondotinta in gel e questo correttore che andavo ad utilizzare per le occhiaie, siamo intorno ai 5 euro per entrambi. Per quanto riguarda il fondotinta, questo è il numero 010, ovviamente colorazione più chiara, e sono 25 ml di prodotto, vi mostro che è terminato tutto quanto, quello che vedete sul fondo è secco, quindi non sono riuscita ad utilizzarlo, è la seconda confezione che termino, mi piace tantissimo come fondotinta perché ha un effetto leggero, sì, perfetto per l'utilizzo quotidiano, però mi dà la giusta coprenza, una coprenza secondo me media, direi medio-bassa, però stratificabile, e l'effetto è molto molto naturale, effetto luminoso, non patacone, l'effetto che io ultimamente prediligo, a parte qualche rara eccezione. E niente, se mi dovesse ricapitare lo riacquisto perché non c'è male e non mi ha fatto uscire brufoli, alcun tipo di imperfezione. Così come ho riacquistato anche il correttore, il Mattifying Perfection, ecco la confezione nuova che sto anche già utilizzando. E questo è un correttore che mi piace tantissimo per i contorno occhi, vedete che è terminato completamente, non so se riuscite a notarlo, mi piace tantissimo perché va a coprire, la coprenza non è altissima, però secondo me è una coprenza media, perfetta anche qui per l'utilizzo quotidiano, in combo sono perfetti, quindi coprenza media, però mi piace soprattutto per l'effetto illuminante, sguardo bello sveglio, e per la mattina non c'è risultato migliore, non si infila nelle pieghette, dura diverse ore, insomma secondo me è un ottimo correttore low cost e ha veramente un effetto opacizzante, promossissimo. Poi ho terminato il mio fondotinta della vita ormai, ovvero questo qui di L'Oreal, l'Infallible 24 ore matte, io ho la colorazione 12 Natural Rosé, sono 35 ml, in offerta lo pago sui 12-13 euro, terminato, già riacquistato ed è anche quello che indosso oggi. È perfetto per chi come me ha la pelle misto grassa impura perché ha un ottimo effetto coprente, ha un ottimo potere opacizzante, mattificante e anche un'ottima durata. L'effetto non è patacone, però è bello coprente, quindi deve piacervi questo effetto. Io non lo utilizzo tutti i giorni, lo utilizzo per le occasioni. Certo, quando devo registrare dei video voglio essere carina, perfetta, però non lo utilizzo tutti i giorni, magari il fine settimana oppure nelle occasioni. Per l'utilizzo quotidiano preferisco fondotinta più leggeri, vista anche la mia problematica di pelle. Però devo essere sincera, questo non mi ha fatto uscire alcun tipo di imperfezione, quindi super super promosso. Terminato anche un altro fondotinta, e questo è il fondotinta compatto di Puro Bio Cosmetics, leggerezza e coprenza modulabile, sono 9 grammi e costa intorno ai 13 euro. Terminato del tutto e ho già comprato il refill, ecco qua. Mi piace perché è perfetto per l'utilizzo quotidiano, la coprenza è modulabile, va a coprire anche eventuali rossori o imperfezioni, la durata secondo me è piuttosto buona, si fa quella mezza giornata tranquillamente e l'effetto è super super naturale. E poi ho terminato due spray per il make up, questo super promosso, lo spray fissante per il make up di Wet n Wild, il Photo Focus Fini Naturel, sono 45 ml, costa meno di 5 euro sicuramente, l'ho anche già riacquistato, non vi dico bugie, eccolo qui, mi piace tantissimo perché va a fissare realmente il make up e va a togliere l'effetto polveroso che lasciano alcuni prodotti make up sul viso, assolutamente top consigliato, mentre non vi consiglio assolutamente questo primer di Essence, l'HD Hydra Primer Spray con acqua di cocco, 50 ml, sicuramente meno di 5 euro, il problema è che mi ha fatto uscire tantissime, ma tantissime, vi giuro, imperfezioni sul viso, e come primer non pervenuto, niente, non ci siamo e non ve lo consiglio. Ok ragazze, questo è tutto, questi erano tutti i prodotti terminati per quanto riguarda il viso, skincare e make up. Aspetto i vostri commenti qua sotto, un bacione e alla prossima, ciao.